Un messaggio agli operatori di Luce di Caroline Oceano Ryan, 11 settembre 2020. Traduzione Paola Fazio. Saluti carissimi. Siamo molto lieti di avere questo momento per parlare con voi oggi. Oggi un lettore chiede riguardo al passaggio a nuove forme di vita sulla Terra. Domanda: come faremo tutti a soddisfare i nostri bisogni fondamentali? Siamo stati programmati per pensare che l'unico modo per ottenere cibo, riparo ed extra sia lavorare e guadagnare denaro. Risposta, vorremmo dire che molti di voi sono già in questo luogo in cui dovete passare dal paradigma del duro lavoro all'uso della vostra vibrazione per co-creare. Siete tutti voi che state andando oltre il vecchio addestramento, sperimentato in molte vite, che vi teneva sotto controllo ogni volta che sentivate che le vostre visioni. Aspettative e credenze in voi stessi che andavano oltre ciò che vi era stato insegnato erano possibili per voi. È davvero molto impegnativo passare dal falso conforto di ciò che hai conosciuto in passato alla realizzazione di libertà e forme di co-creazione che non sapevi esistessero fino ad ora. È così che l'umanità è stata molto chiaramente addestrata per molti secoli a pensare alla sua sopravvivenza fisica come dipendente dal reddito guadagnato di un tipo o dell'altro. Può sembrare catastrofico vedere il flusso finanziario settimanale o mensile improvvisamente rallentare o fermarsi del tutto, con solo così tanto assegnato tramite l'assistenza alla disoccupazione, per coloro che sono considerati idonei per tale. Poi si affollano anche altre questioni correlate, così che non è difficile iniziare a sentirsi tutti in mare isolati dalla normale vita quotidiana come l'avete conosciuta. E così questo diventa allora un momento in cui le vecchie forme di vita non si applicano più. Può sembrare che coloro che interpretano il ruolo dei tuoi avversari abbiano pianificato intenzionalmente questo sviluppo, ma hanno involontariamente aperto la porta alla tua co-creazione molto più potente. Ti chiediamo, per il tuo bene, di non farti prendere dal panico o di sentirti rovinato. L'universo non obbedisce, non si inchina, ne corre con paura alle macchinazioni di quella piccola componente della sua interezza che vive nell'ombra. Come una splendida rappresentazione delle sue visioni più amorevoli, l'universo ruota, scorre in avanti, si muove sulla sua luce superiore, senza bisogno di aggrapparsi a vecchie forme, poiché creare forme nuove e superiori è così avvincente. Una bellissima avventura da assaporare ed esplorare ogni giorno. In questo momento faremo riferimento a quello stupefacente centro di luce che è la coscienza universale e il tutto ciò che è come Madre Padre Dio Dea quella bella presenza onnisciente che crea, che ti ama senza ragione e senza fine, e sa tu, i tuoi sogni, le visioni e la gioia più grande e il dolore più grande, senza giudizio, senza mai aver bisogno che tu cambi. Ecco il vostro punto di partenza, miei cari, non le forme sociali o economiche esterne. Non la notizia è tutto ciò che pretende di presagire, non una realtà politica, che può cambiare in un batter d'occhio. Comprensibilmente, il tuo pensiero dovrà cambiare potentemente affinché tu e coloro che ami rimangano liberi dalla pesantezza di pensare che le apparenze esteriori riassumano la tua vita in questo momento. Sei consapevole della forma pensiero, profondamente radicata nella mente di milioni di persone? che l'unico modo per cambiare la forma del mio corpo è morire di fame e fare esercizio come un matto. Potremmo dire che quel tipo di azione frenetica e scomoda non è l'unico modo, miei cari. Il processo di rilascio del peso in eccesso contiene molti componenti, quindi il cibo e l'esercizio fisico sono forse solo il 20% di quel viaggio. Un altro esempio potrebbe essere qualcuno che vuole imparare a suonare il piano e inizia semplicemente a premere i tasti. Chiunque a mio abbia studiato musica assicurerebbe loro, avrai bisogno di imparare le basi. Che ne dici di suonare scale, tecnica corretta, leggere musica, sono le tue realizzazioni e il tuo apprendimento che determinano la qualità del tuo modo di suonare. Ora sei nella stessa situazione per quanto riguarda le ricevere l'abbondanza e il sostentamento di cui hai bisogno a livello quotidiano. è ora di rilasciare l'idea che semplicemente fare qualcosa esteriormente, come duro lavoro, e ciò che è necessario per creare ricchezza, che è solo un'altra parola per benessere, o anche solo una sorta di base di reddito. Ci auguriamo che tu capisca che i tuoi soldi sono venuti da te in un modo per molto tempo, per molte vite, perché era tua aspettativa che sarebbero arrivati in quel modo. Quello era l'accordo dell'umanità con il denaro, il tuo accordo con esso. Ora ne hai bisogno di uno nuovo. In modo che ora, se le tue aspettative si spostano verso altre forme di creazione di ricchezza, anche questo accadrà. Siamo consapevoli che sei stato addestrato a leggere il termine creazione di ricchezza e alza gli occhi o sospira con impazienza, a causa del numero di volte in cui hai visto quel termine collegato al programma online o alle bocche di qualcuno che specifica che solo determinate azioni e certe forme di lavoro ti porteranno al reddito che cerchi. Vi chiediamo di sciacquare quella frase senza quelle vecchie aspettative e associazioni per il momento. Consenti invece alla parola abbondanza, o libertà, o provvidenza abbondante di spostarsi al suo posto, o un'altra frase che preferisci, che per te significa, io sono un co-creatore di abbondante flusso e provvidenza. Il punto è spostare l'idea di denaro e abbondanza fuori dal tuo cervello sinistro e completamente nello spazio del cuore. Spostalo da un luogo in cui questo è qualcosa che devo fare per sopravvivere, e mi risento a un luogo in cui amo creare l'abbondanza su base giornaliera. Viene da un luogo d'amore nell'universo, in me e negli altri. Ora sei uscito dal vecchio paradigma, ora hai superato la ristrettezza del tuo precedente allenamento, che era stato progettato per deluderti in momenti diversi in vari modi. Ora sei scappato attraverso un portale verso una vita di dimensione superiore e ti sei aperto a una forma di vita ed essere completamente superiore. Siete gli unici a farlo, cari amici. Non ci sono circostanze esterne che rendano questa comprensione semplice e automatica. Per entrare in questo nuovo modo di vivere ne vale la pena, poiché l'altro modo è chiudere e ora offre solo stress e ansia, devi capire che la tua fonte di abbondanza non è mai stata il denaro stesso. È sempre stato quello a cui guardi ora per l'ispirazione, il tuo collega in co-creazione, l'universo. Anche se sentirai la vecchia frase che la forza sia con te, riconoscerai sempre più ora che in realtà è ed era originariamente possa la fonte essere con te. E più di questo, vedrai sempre più che l'energia sorgente e l'esistenza sorgente, che è l'amore divino stesso, sono sempre state con te. Il tuo volgerti coscientemente ora a ciò che ti ha sempre assistito, ti ha sempre prestato il respiro nel tuo corpo, non ha mai desiderato di fallire o scomparire su di te, è il primo e più potente passo nella tua ascensione oltre a di sopra dei sistemi fallimentari che vedi intorno a te. Non esiteremmo, miei cari a muoverci in un dialogo continuo con questa presenza amorevole che vi ama e si prende cura di voi incessantemente, e che ora apre le porte ai suoi numerosi doni di saggezza e conoscenza che creano non tanto uno scenario di salvataggio, ma uno di potenziamento continuo. Non aspetteremo che tu sia affamato e disperato finché non realizzi che questo è un grande sistema olografico in cui vivi, quello che costantemente immagini, per cui ringrazi. Ti fidi e ti diverti come il reale lo dimostrerà sempre esternamente per te, anche se tutto il resto dovrebbe svanire. Parliamo in generale, ma per la situazione di ogni persona, ti incoraggiamo a parlare con il tuo sé superiore e con le guide ogni giorno e chiediamo, come faccio a creare quella ricchezza che è il mio benessere a tutti i livelli, qual è l'idea divina per aiutarmi adesso quindi tieni gli occhi e le orecchie aperti per la loro guida superiore. Può provenire come informazione da un video o da un articolo, da una conversazione con un amico o da un commento di uno sconosciuto. Potrebbe essere un'idea che ti viene in mente all'improvviso, piena di luce, oppure una risposta, un sì o no, in risposta a una domanda, derivata da un test muscolare o dall'uso di un pendolo. Potresti essere in grado di sentire effettivamente la tua squadra dello spirito che ti parla interiormente, anche se non sei abituato a lavorare con loro in quel modo. Agisci prima sulle questioni più piccole, per testare e assicurarti che la guida che senti provenga davvero dalla luce superiore. Una volta che siete sicuri di quella guida e sapete che ci si può fidare, non dubitate della bellezza di quell'assistenza, miei cari, non sarai abbandonato adesso. E sappi che la nuova terra che hai chiesto non potrebbe arrivare fino a quando il vecchio non è stato portato fuori e uno spazio, un vuoto creato per far apparire il nuovo. Crea un vuoto nella tua vita, donando costantemente agli altri, sia che si tratti di una decima del 10%, che di beni, cibo o tempo ed energie. Questo, e il costante grazie offerto interiormente durante la tua giornata, aprirà molte porte a nuove forme di abbondanza che non sapevi esistessero. Siete di buon coraggio, miei cari, perché gli angeli stanno alla vostra porta e bussano. Rispondi e sappi che siamo qui, namaste, carissimi. Non